saga, sono Flayne e bentornati. Siamo qui oggi, ragazzi, di nuovo su GTA 5 con un'altra mod. Siamo tornati sui supereroi e quest'oggi per voi ho lui, insomma, l'uomo pomodoro Deadpool. Dopo la scorsa mod che è stata quella delle macchine sceme, quelle che avevano le ruote grosse, più grosse, grosse proprio, ragazzi, di quelle avete presente una cosa grossa, ecco, lì era ancora più grande. Prima di cominciare, innanzitutto, se volete un altro video con i supereroi, vi invito a lasciare un bel pollicione su, ragazzi, un bel mi piace. E quest'oggi, ragazzi, dato che rientra come solito la like challenge, non lo dovete lasciare in modo normale. Quest'oggi, ragazzi, gesticolo come uno scemo, ma vi garantisco che non sono, cioè potrei sembrare, ma non è così. Quest'oggi, ragazzi, like potreste lasciarlo con le scarpe. Una volta fatto ciò, scrivetemi qua sotto nei commenti like con le scarpe. Intro, ragazzi, in questa mod dovevo aggiungerci altre robe, ovvero cosa è successo? Gnore non è che può, non deve parcheggiare, a parte che non incrocio, non sono un parcheggio, non deve parcheggiarmi sopra, grazie mille. Una cosa molto figa che comprendeva questa mod era appunto il fatto di poter utilizzare due katane. L'unico problema è che, raga, non mi si installa. Quindi, ragazzuoli, amen. Comunque potremmo utilizzare due potute pistole contemporaneamente. Già questo rende la cosa molto H. Non fate caso sempre, ragazzi, le macchine con le ruote grosse, che sono sempre colpa dell'altra mod. Ragazzi, oggi deve essere il giorno degli investimenti. Se avete dei progetti bancari è il momento di farvi avanti. Appunto, raga, possiamo utilizzare due pistole. L'unico problema è che spara veramente molto lentamente e non mi fa utilizzare proiettili esplosivi né quelli infuocati. Il mio modello pistolero, no? Una pistola spara e l'altra no. Signor poliziotto, volevo fare amicizia, perché si nasconde? Venga fuori. Raga, cazzo, Gio Bastiani c'è uguale. Mi scusi, però aveva la macchina brutta. Il problema principale, ragazzuoli, è che io ho detto a Deadpool: ti do tipo $300, vai in, insomma, nel supermercato e compri una katana. Non ha capito un cazzo, io ho comprato una banana, quindi ci tocca utilizzare il coltellino a serra manico. Ma non intendate la strada, che poi, porca troia, vengono gli ingorghi, chiamiamo la polizia, altrimenti, ecco, perfetto. Ma no, ma si è ribaltato completamente. Raga, minchia, mi sta venendo un'idea, raga, che troppo ignorante, mi scusi, raga, ma se noi tipo prendiamo il minigun, che tra l'altro è quello della Trombone, e mettiamo, madonna, raga, due minigun in mano, minchia, ma quanto è cattiva sta cosa. L'unico problema è che carica il... Raga, carica il suono del minigun, ma non spara. Cioè, dovrei tipo cliccare ogni volta. Non tira, ragazzi, di continuo. Il brutto è questo. Se andassero entrambi per mano, sarebbe troppo devastante la cosa. Non si parcheggia in mezzo all'incrocio. Anche prima c'è stata una signora con la smart che mi ha parcheggiato sopra. Non si fa. Non vada nelle cabine telefoniche che non funzionano più. Rubiamo una macchina e scappiamo via di qua, che c'è troppo casino. Questa è meglio, questa è meglio. Questa è più figa, questa è più figa. No, ma grazie. Ma non ho. Ma ragazzi, veramente viene investito ogni due secondi questo. Vai verso la macchina, veloce, buongiorno. La smettete di investirmi, porca tre, ma basta, cazzo, raga, non ho mai visto uno più investito di questo. Veloce, prima che ti sparino alle gomme, veloce. Lo sapevo, ragazzi, abbandoniamo il mezzo e arriviamo una macchina più veloce. Madonna santa, che male, raga, Deadpool proprio con le macchine non si prende manco a morire. Veloce, 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 ragazzi, passiamo in mezzo, minchia, ce l'abbiamo fatta, grazie al culo dell'oca, indovina. Ragazzi, sto dicendo troppe cagate, mi devo trattenere un attimo, devo far risultare questo un video ultra serio, quindi d'ora in poi cercherò di avere un vocabolario abbastanza cristico. Stai in strada, brava. Buongiorno, ecco, mi scusi, non ha pagato il bollo, se non fa la revisione anche, cioè, la macchina poi si rompe. Oh, è proprietà privata. Dai, ma porca, niente, ragazzi, Deadpool non c'ha fortuna con le macchine, questo è provato ormai. Veloce, ci raggiungono, ragazzi, dobbiamo riuscire a ottenere almeno 5 stelle di polizia. Poi cercheremo, insomma, di schivarle. Ecco, intanto devo comunque guardare la strada invece di parlare così a caso, altrimenti facciamo i peggio incidenti, stai calma. Ok, ragazzi, allora, l'inferno è molto veloce, l'unico problema è che sta in strada come mia nonna in carriola. Riproviamo la provata per superare il posto di blocco, poi alla fine potevamo superarlo anche noi. Normalmente no, la provata, ragazzi, riesce una sola volta. Rifarla due volte non funziona. Comunque c'è da dire che il posto di blocco l'abbiamo superato. Andate a fare in culo. Perfetto, veloce, veloce, che si è liberato un po' la strada. Veloce, cioè, abbiamo fatto un po' il tappo. No, ci abbiamo già subito dietro. Subito dietro, ragazzi, un camper. Voglio quel fottuto camper. Anche perché non abbiamo più una ruota. Cosa è stato, ragazzi? È volato via dritto. Ci sta uscendo l'episodio più ignorante dei supereroi mai fatto. Abbiamo pensato una macchina, ma il camper non si guida. Non è che mi può aiutare lei, grazie che mi ha drizzato, molto gentile. Vai, vai, veloce, 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 in strada che non ci stanno inseguendo. No, c'è l'elicottero dietro, c'è una Comet, via, subito la Comet che è velocissima. Veloce, verso la Comet e oltre. Ma smetta, cosa fa? Ma basta, ma perché, raga, lo investono sempre. Raga, non so quante volte siamo stati investiti, se riuscite a scrivermelo qua sotto nei commenti da quando è iniziato questo video. Perché, stai in strada, per favore, perché è qualcosa di assurdo. Oggi veramente è il giorno di schiacciamo Deadpool. Perché esploda subito, dai, ma che palle. Buongiorno,
salve, mi scusi, anche lei, buongiorno, come sta? Tutto bene a casa? Ok, qua cosa abbiamo? Un altro posto di blocco, la gente poi non passa e si lamenta, poi tocca fare, insomma, proteste al comune. Buongiornissimo, madonna santa, quanto sono poco socievoli anche questi, salve, tutti, scompaiono tutti, non si riesce a dire qualcosa che subito la gente sparisce, vabbè. Alla vostra salute, voilà! Vabbè, si vede che non, ragazzi, non reggono l'alcol. La macchina della polizia di Ghost Rider, subito! Torniamo in città, andiamo fuori, ragazzi, andiamo fuori perché qua c'è seriamente troppo casino e troppo facile per la polizia beccarmi dentro. Road to funghi in montagna, raga, ok? Perfetto, mica devo venire qua a cacciare con cosa e Faustacchio, come chiavolo si chiamava quello. Oh raga, sti poliziotti mi hanno rotto le palle. Adesso liberiamoci un attimo la zona aerea, dopodiché cerchiamo di abbassare. Ah, 5 stelle tra l'altro, me ne accorgo adesso. Buon compleanno, salve, perfetto. Questi qua sono i fuochi d'artificio di Capodanno che non sono scoppiati, li facciamo saltare adesso. Epica fuga in retromarcia sui monti. Finita bene perché stiamo riuscendo a sfuggire ai 5 stelle di polizia. Veloce Deadpool, credo in te come credi in una scatola di tonno aperta al supermercato, comprata già aperta, cioè il massimo. Ehi! Per favore drizzati ragazzi, non si ferma, non voglio andare in strada che poi mi rompo le palle, voglio stare sui monti con Heidi e le caprette e la bamba, roba del genere. Ma siete dei bastardi, ho la macchina della polizia nuova, dai scendi di qua Deadpool. No, lui proprio deve rimanere finché non esplode, è sadico come pochi raga. Non avrete i miei funghi, ecco, va bene. Madonna santa ragazzi, fungaioli, gli tocchi il terreno diventano satanati come il diavolo. Basta cazzo, vabbè, cambiamo strada raga. Ma quanti ce ne sono? Buongiorno, non si parcheggia l'elicottero qua, è proprietà privata. Via via di volate, adesso avrò sicuramente il posto di blocco sul ponte. Che infatti c'è un ammassamento là che, ripeto ragazzi, le orge del Magumbo possono accompagnare solo che ci stai. Perfetto, ce l'abbiamo fatta con sale, no, non invada la corsia. Chi l'ha insegnato a guidare Topo Gigio negli anni 80? Ci avviciniamo ragazzi alla bella stagione, quindi cosa c'è di meglio di un bel giretto in spiaggia? Se non fossimo insomma rincorsi dalla polizia. Salve, buongiorno, vuole venire giù che festeggiamo insieme? Venga qua, ecco, da bravo. Buongiorno signor Fattone, salve, lei che mi può dire se c'è la polizia così vado dall'altra parte? No, devo dire che ho visto gente finita meglio. Ok, qua deve esserci un altro. Perfetto, ragazzi, noi ci dobbiamo scrollare. C'è il ponte, forse sotto il ponte riusciamo a fare qualcosa. Raga, Deadpool assolutamente trofeo per la malguida. Ok, ci sta la prova dell'avvitamento, ma non date la patente a Deadpool, ragazzi. È un qualcosa di troppo ignorante. Torniamo in strada. Cioè, basta sterrato ma stomaccato del tutto. No, che palle, mi ha affollato la gomma. Vai zigzag, vai zigzag, vai a zigzag che ce la fai, perfetto. Raga, la Comet veramente per le fughe è qualcosa di fantastico, è super stabile. È un'accelerazione che è veramente fantastica. Buongiorno, signor poliziotto. Vabbè. Ah, qua ragazzi, tra l'altro quando abbiamo parlato le macchine, che palle, buongiorno. No, 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 no. È volato fuori uno dei ragazzi del fuoristrada della polizia, mi sembra, è volato via praticamente. Ok, ci sono altri posti di blocco qua davanti, sì, sicuramente, perché questi non si fanno mai fatti loro. Non fate il tappo che poi non si passa più, perfetto, perfetto. Schiva i rottami, minchia, se passa in mezzo ragazzi, c'era la croata. C'era la croata, vabbè ragazzi. Deadpool, cosa vuol dire se hai fumato i broccoli? Ma non farti sta roba mentre guidi. Ma dai raga, è totalmente distrutto, non va più come prima, che due scatole. Adesso questi cominceranno a rompere le palle. No, no, c'è troppo l'ingorgo, c'è troppo l'ingorgo, c'è troppo l'ingorgo. Raga, non va più, cioè, non ne ha più, c'ho le ruote incastrate, distrutta, vabbè, cambiamo macchina. Bello furgoncino, bello furgoncino, bello furgoncino, veloce, 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 molto dentro ragazzi. Dobbiamo far saltare per aria questi elicotteri perché hanno scassato abbastanza la minchia. Basta raga, non la pianto, mira bene. Perché ti sei fatto saltare da solo? Sei un coglione, via di qua, dai. Ma che due scatole adesso, raga, mi dispiace, però avevamo un conto in sospeso. Ecco qua. Raga, non si scrollano, madonna santa, sono come la peste bubonica nel 1400. Niente da fare, raga, la soluzione migliore per schivare la pula è come sempre andare a fare una cappatina ai salmoni qua sotto nell'acqua. A few moments later. Andatevene via, avete rotto la minchia, raga, non... Ce l'abbiamo fatta ragazzi, dopo 50 minuti stavano crescendo 4 palle, raga, una roba del genere. Eccomi terraferma, non sono più un Deadpool con le scuole. Cosa c'è, l'inseguimento con i tossici rock figure, ragazzi, questo non me lo voglio perdere. Lei non è che è tanto bravo a guidare, se lo lasci dire. Cosa fanno? Ah, ragazzi, c'è il momento del tamponamento, non so se una da sola ce la può fare, ragazzi, perché i tossici si sa che sono piloti provetti. Minchia che mossa, ragazzi, la macchina della polizia, madonna santa che mossa, venga pure, lei è quello che ha sbattuto contro? No, no, sembra che abbia la macchina intatta. Vabbè. Che ha fatto ragazzi? Si è spostato. Vabbè, si vede che deve esserci un bug nel gioco o qualcosa del genere. Ragazzi, ha fermato i tossici, attenzione. Ma dai che sono amiconi. No, non si sono presi tanto in simpatia ragazzi, manco per il cazzo. Uno
una morte entrambi, ragazzi. Un poliziotto ferito, mi sembra. Domanda, poliziotti, posso prendere il camioncino che devo tornare a casa? Il furgoncino, insomma, dei tossici. Molto gentili, perfetto. Ok, ragazzi, vedo, lo sento. Siamo riusciti a tornare a casa. Abbiamo debellato completamente la polizia. E io direi comunque di poter terminare qui questo video, perché ormai di massacri ne abbiamo fatti abbastanza. E lo credo bene. E quindi io, ragazzi, direi di poter concludere qui al meglio questo episodio. È stato qualcosa di veramente assurdo, ragazzi. Deadpool, a parte la skin che è fighissimo, cosa veramente atomico. A parere mio, penso sia l'episodio più stupido dopo Batman. Ovviamente, ragazzi, Batman è nell'Olimpo dei video di GTA più stupidi al mondo. Ditemi qual è stato il vostro supereroe preferito che mi hanno fatto finora. E vi ricordo di consigliare una prossima moto. Mi piacerebbe vedere qua sotto nei commenti. E ragazzi, concludo qui comunque questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, di lasciarmi un bel mi piace, un commentino. Iscrivetevi al canale se volete. Trovate Facebook e Instagram in descrizione nei commenti. Come sai, ragazzi, e che dire. Qui da Flame, da Deadpool, che non so quante volte è stato investito oggi, ragazzi. È stato qualcosa di veramente non buona. Questo non sarà l'unico video del giorno. Vi ricordo che alle 19 uscirà un video di Next. Quindi, ragazzi, non perdetevelo. E che dire, qui da Flame è tutto. Bella lega. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.